Non fa un po' freddo? Comunque, nonostante faccia un freddo, becco. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Se volete visitare la stessa maniera, sapete anche il motivo. Perché questo probabilmente sarà l'ultimo video che caricherò prima di partire per lavoro. E quindi vi faccio appunto il proprio del mese di febbraio. Questo mese ho letto tantissimi libri e tantissimi brutti libri. Iniziamo subito con il primo libro che tra l'altro mi sembra anche di quello di cui ho parlato presto, è stato Beastly di Alex Flynn. Questo in realtà mi è piaciuto abbastanza, perché comunque è bella bestia raccontata nella versione adolescenziale più moderna. Praticamente questo ragazzo si crede super figo, poi una strega cattiva, diciamo, che viene rifiutata. Una strega, sapete, no? La storia della bestia viene rifiutata e fa diventare una bestia, ma veramente una bestia, come, non, come nel film. Il film è un'altra questione. E se trovo una sua bella, così faccio la recensione della bella bestia praticamente. Comunque, il libro in sé mi è piaciuto moltissimo rispetto più al film. È raccontato anche cosa particolare, che è raccontato dal lato della bestia. Quindi non è la solita storia della bella bestia, appunto, riguarda appunto chi è stata lei, e quindi un po' storia pista e rivista. No, anche questo fatto che raccontato dal punto di vista di lui, l'ho trovato una cosa molto bella e anche, diciamo, un modo per approfondire di più i sentimenti di lui e non sempre solo lei. Devo dire che alla fine, non lo so, mi è piaciuto veramente tanto questo qua e quindi ve lo straconsiglio. Questo è editore aggiunto per un costo di 9,90 euro. Io tipo l'avevo preso in sconto, mi sembra. Ed è bellissimo perché sotto ha così, è rosso, è tipo stessuto. E poi qua è rosso con la scritta Beastly in nero, con la rosa, che è stupendo. Comunque anche la scopertina ha il suo fascino. Poi, altro libro che ho letto, questo l'ho letto durante il mio viaggio a Roma ed è stato La via delle stoffe di Hein Jacobs, che mi avevo già parlato un po' nei preferiti del mese, ed è appunto editore aggiunto per un costo di 14,90 euro con alette e ben 600 pagine. Mi sembra 600, ma in realtà sono 604. 604 pagine di lettura con la scrittura grossa così. Una scrittura molto ampia, e in questo libro parla appunto di questa ragazza ambientata in Baviera e parla appunto di questa ragazza Marie che finisce via delle stoffe per fare la sguatta praticamente. Qua fa la conoscenza di diversi personaggi, tra cui ovviamente le cameriere, la cuoca, i padroni, i figli dei padroni, di cui vabbè farà amicizia con alcuni di loro, naturalmente con la figlia Caterina, ovvero chiamata Kitty. E in questa storia raccontata dal punto di vista di Marie, in realtà molte cose a volte si prende dal punto di vista di altri personaggi, quali il figlio Paul, quali la moglie, quali il padrone, cioè tutti i personaggi hanno il loro punto di vista in questa storia, ma non è una storia che va a dilungarsi troppo, nel senso che non è che ogni capitolo prende dal punto di vista di qualcuno. È la storia. Ci vuole 30 anni andare avanti. No, non funziona così. È una storia molto molto lunga. Il problema di questo libro è che è il primo di una trilogia, ma allo stesso maniera, se ve lo sentite, io ve lo consiglio lo stesso, perché comunque, anche se è il primo di una trilogia, quando arrivate alla fine, c'è un po' il senso di fine, quindi comunque può essere letto come un libro a sé stante, senza tranquillamente andare avanti nel continuo, perché comunque qua la storia un po' finisce. Infatti sono molto curiosa di leggere il seguito quando pubblicheranno in Italia, siccome questo è, mi sembra, stato pubblicato direttamente a febbraio di quest'anno, quindi penso che il secondo arriverà tipo domani, però ci metterà un bel po' ad arrivare. Mi è piaciuto tantissimo perché comunque è un libro che parla di misteri, amori, tradimenti, tutte quelle cose, un po' la Downton Abbey che viene scritto qua dietro, che io ho una serie che non ho mai visto, quindi se me la consigliate cerco di recuperarla. E tutte queste cose di tipo, come ho detto, i miei preferiti di Desperate Housewife, e quindi la consiglio maggiormente a un pubblico femminile, però se vi piacciono queste cose anche un pubblico femminile maschile va benissimo, cioè, non è prevalentemente il pubblico femminile. È un libro bellissimo, anche se fa di 600 pagine, vi giuro che io quando lo leggevo, c'è proprio una lettura molto tranquilla, molto rilassante, quindi anche se c'è 200 pagine non ve ne rendete conto. Cioè, ho letto, mentre andavo a Roma, ho letto 200 pagine e non me ne sono resa conto subito. Cioè, ho letto dopo un po', ho detto, ma quante pagine ho letto? 162, ho detto, porca vacca! Non me ne sono letteralmente resa conto, quindi leggevo, andavo avanti tranquillamente. Poi la copertina è bellissima, il fatto che mi è stato in Baviera aggiunge
favoritismi, diciamo, per me, perché comunque io amo la Baviera, però appunto è bellissimo, mi piace un sacco. È ambientato prima della prima guerra mondiale, quindi dal 1913 al 1914, più o meno un anno di avventure, e non lo so, lo straconsiglio. Tra l'altro mi ha dovuto leggere il mese, quindi figurarsi. Passiamo ai libri fisici ancora, poi c'è una trilogia in ebook, come potete leggerla. Ah no, ho dimenticato questo libro che non avevo visto. Un altro libro che mi è piaciuto è stato Gli occhi del drago di Stephen King, edito da P.Q. Francos, ne aveva 90, ma questo l'avevo letto tipo i primi di febbraio, quindi non me lo ricordavo più. Ed è un fantasy ambientato in un paese che non si dice neanche quale sia, però mi è piaciuto molto, è scritto abbastanza piccolino, però ogni tanto ci stanno delle immagini che non sono a colori quando la trovo. Tipo questa qui. E non lo so, è scritto in una maniera tale che sembra un po' una fiaba antica. Mi è piaciuto un sacco. Parla praticamente di questo principe che sembrerebbe che è stato rinchiuso perché sembrerebbe aver ucciso il re. E sale sul posto di questo principe, Peter, appunto, sale al trono suo fratello Thomas, che è un Thomas, giusto? Non mi ricordo, credo che sia Thomas, il fratello. Comunque, ah no, era il regno del Deadline. Messo, non mi ricordo più una fava. Comunque, sale al trono questo il fratello di Peter, che è il più piccolo, che è però soggiogato da Flag, ovvero il mago di corte, che è un po' che è quello che fa un po' tutte le malefatte nel regno. E con l'aiuto di alcuni personaggi, appunto, Peter va a cercare di scappare e diventare re. Gli occhi del drago viene poi spiegato perché, non aspettate che ci siano i draghi in questo libro, perché non ci sono draghi in questo libro, ma viene spiegato perché si chiama Gli occhi del drago. Se ve lo dicessi vi svelerei tipo tutto il libro, quindi non posso farlo. Però vi dico che io pensavo fosse un fantasy in cui ci fossero i draghi, in realtà draghi non ce ne sono. Quindi non aspettatevi draghi, ecco appunto. Però nonostante tutto mi è piaciuto veramente tanto come libro, perché proprio raccontato come una favola vecchia. L'unico problema è che è lungo, cioè. Anche questo viaggia sulle 400 passa pagine. 434 pagine. Quindi comunque è abbastanza lunghetto. Però nonostante tutto l'ho trovato molto bello. Per essere anche il primo libro di King. No, sbagliato. È il secondo libro di King che leggo, perché prima è stato Carrie. Comunque ve lo consiglio. La quadrilogia che non ho terminato ancora, ma ho letto i primi tre libri, è stato quello del bacio dell'angelo caduto di Rebecca Fitzpatrick, che ho letto appunto il primo, il secondo e il terzo. No, non mi ricordo. No, questo è il secondo, Angeli nell'ombra. E Studio di un angelo, che infatti quando l'ho letto non ci capivo mai una fava. Allora, e tutti i titoli da P.Q. che propongo costano 9,91 euro. Ho in lettura il quarto capitolo, il quarto libro appunto della saga. Mi prendesse un colpo. Questo libro non mi sta piacendo, questa saga. Non ci stenderebbe il pietoso sopra, no? Ci stenderebbe una coperta. Allora, il primo me l'ho sempre piaciuto, nonostante mi abbia deluso tantissimo, perché mi ha deluso tantissimo, nel senso tipo dico che mi è piaciuto questo libro, perché mi aspettavo un libro che mi parlasse di angeli. Il bacio dell'angelo caduto, ovviamente un angelo caduto, però comunque mi parlasse di angelo caduto come creatura fantastica. E invece no. No, cioè sembra un umano normale sto paccio, praticamente è un po', all'inizio un po' come Twilight, sta quasi trasferisce, mi sembra, in questa mi sembra, non me lo ricordo. Vabbè, comunque questa ragazza fa conoscenza di questo. Cioè, no, il cambio di posti a scuola. Questo ragazzo finisce nello stesso posto della nostra protagonista, che è Nora. Visto, mi piace così tanto che non me lo ricordo neanche. E praticamente in questo momento loro iniziano a avere, diciamo, a incontrarsi per puro caso, a iniziare a vedersi per puro caso, finché appunto non si scoprirà che lui è un angelo caduto. E tanti rumors intorno. Ovviamente lei si innamora di lui, lui si innamora di lei, ma va che strano. In realtà all'inizio lui doveva ucciderla, però poi sceglie di non farlo. Cioè, in realtà lui
a un angelo caduto, appunto, e dovrebbe uccidere il Nephilim, che sono qui in mezzo agli angeli, durante un periodo, che non mi ricordo che periodo, gli angeli caduti prendono possesso del corpo di Nephilim, a cui sono assegnati, diciamo, per vivere come umani, perché in realtà riflettono, diciamo, le immagini, ma in realtà non provano sentimenti, cioè non sono umani, questi angeli caduti sono angeli, però allo stesso tempo hanno un fisico, ma non provano sentimenti, per provare sentimenti, appunto, prendono il corpo dell'umano. Però sta cosa non ha molto senso con la storia, perché comunque lui come cazzo fa a innamorarsi di sta ragazza se non prova sentimenti? Cioè questa è la pecca più grande del romanzo, della saga. Boh, comunque io mi aspettavo molto di più un fantasy, e invece questo è un urban fantasy, sono cose completamente diverse. E l'urban tra l'altro viene trattato malissimo, perché invece di essere una guerra, cioè poteva esserci la guerra tra i Nephilim, gli angeli caduti e gli arcangeli, che viene poi narrata nei vari altri libri, in cui mi sembra che uno viene pure rapita dal padre. Casino strucinante, non si capisce un cazzo. In questa guerra sembra una guerra tra gang. Non c'entra niente il fantasy. Viene usato il fantasy come giustificazione, perché in molti punti, diciamo che gli angeli caduti e i Nephilim hanno la possibilità di fare immaginare alle persone, agli altri, diciamo, quello che vogliono. Cioè, io posso farti immaginare che sto scappando, quando in realtà io sono davanti a te. Ma in realtà poi per il resto hanno forza sovrumana, tutte queste cose, ma sembra tutto usato molto come pretesto per scrivere una storia e non per rendere la storia veramente interessante. Quindi, sinceramente, se lo dovessi, io l'ultimo capitolo non ci sto facendo a finirlo, veramente. Quindi, se dovessi dire qualcosa, io non lo consiglio. Caldamente, no. Ci sono altri urban fantasy che sono decisamente molto, molto più fantasy di questa roba. Perché il fantasy qua è sfruttato solo per dire che hanno poteri, perché poi in realtà, nella sostanza, non sa un cazzo. Avrei molte altre cose da dire, ma farei spoiler, quindi non so se necessita effettivamente uno spoiler, perché qualcuno ce l'ha lì da leggere, quindi. Comunque, veniamo anche a scoprire che in realtà se tu sei mezzo Nephilim, cioè un lontano parente, ma lontano diciamo di centinaia di anni che è Nephilim, se ti viene iniettato sangue Nephilim, tu diventi un Nephilim. Passiamo all'altra trilogia che non mi è piaciuta, che è la Tenipuke, quello che vi metterò l'immagine, la trilogia dei sogni di Christian Geer. Vi ho parlato di questa autrice, la trilogia delle gemme, la saga delle gemme, che è una saga bellissima, che vi straconsiglio, ma questa saga mi è piaciuta molto molto meno, in quanto abbiamo praticamente questa protagonista, Liv, che riesce in sogno, incontra dei personaggi che poi, dei ragazzi, che poi in realtà stanno anche nella scuola sua. Praticamente questi ragazzi hanno stretto un patto di sangue, e grazie all'aver esaudito alcuni desideri, per essersi visti esauditi alcuni desideri, loro dovranno pagare qualcosa per far risuscitare un demone. Nel contesto di questo fatto, appunto, loro praticamente possono viaggiare nei sogni. Cioè, loro quando si addormentano, sognano, trovano una porta nel sogno, la aprono e trovano un corridoio pieno di altre porte, che sono i sogni di tutti quelli che conoscono e anche altri soggetti. Allora, quello che non mi è piaciuto di questa saga è che secondo me poteva essere sfruttata tantissimo. Il fatto che comunque potessero viaggiare tra i sogni di altre persone, secondo me poteva essere anche un punto, modo per incontrare altri demoni. Cioè, questo demone nel secondo libro non viene praticamente mai citato. Nel primo non succede niente, nel secondo non succede niente, nel terzo non succede niente di nuovo poi alla fine. Cioè, veramente, boh, secondo me è stato sfruttato malissimo questo fattore, proprio il fatto di poter viaggiare tra i sogni. Era un'idea sfavillante, ma è stata utilizzata veramente malissimo, perché a parte qualche sciocchezza, sti due, perché poi c'è uno del gruppo che si mette con la figlia della ragazza, la nostra protagonista, appunto, viene sfruttato maggiormente per stare insieme, cioè,
Non funziona molto questa cosa. Effettivamente non è una storia che sconsiglio, ma non avere aspettative fantasy, wow, super, super fantastiche, perché effettivamente poi non vengono esaudite. Anche questa è una storia che mi ha lasciato un po'. Boh, non si sa, forse, forse, ma in realtà. Quindi niente, per oggi è tutto. Spero che il mio programma vi sia piaciuto. Questo mese di letture inconcludenti, bruttissime. E noi ci vediamo al prossimo video. Intanto ditemi anche se voi avete letto già i libri che ho citato e ditemi appunto che cosa ne pensate.